mercato del lavoro, probabilmente io sono economista, però insomma a naso per 20 anni ci hanno detto che il mercato del lavoro è impallato in Italia perché c'è poca flessibilità, ci vuole più flessibilità, l'hanno fatto la legge Treu, il governo Prodi ha fatto la legge Treu, flessibilità, i posti di lavoro sono diminuiti, i disoccupati sono aumentati, cioè ci vuole più flessibilità, allora è arrivata la legge Maroni, che la chiama legge Biagi, giustamente, ma non ha fatto nessuna legge, l'ha avanzato prima, la legge 40, no, 30, cioè, la legge 30, la legge Maroni, più flessibilità, i posti di lavoro hanno continuato a diminuire, i disoccupati hanno continuato ad aumentare. Legge Fornero, più flessibilità, basta questo articolo 18, questa natura di coglioni, magistrati, sindacati, eccetera, eccetera. Più flessibilità, posti di lavoro hanno continuato a diminuire e ora siamo al 13% di disoccupazione, sopra il 35% della giovanile, sopra il 40% addirittura del sud. Renzi ha detto sono dati sconvolgenti e ha detto ci vuole più flessibilità. Job Act, io ho l'impressione che più flessibilità fanno e più il lavoratore viene flessibile, nel senso che si mette a 90 gradi per prendersi un punto il posto, perché forse sarebbe meglio invertire magari trovare con meno flessibilità potrebbe aiutare, non lo so, visto che con più flessibilità abbiamo raggiunto questi meravigliosi risultati, magari un po' meno di flessibilità potrebbe, o magari smetterla di fare delle riforme del mercato del lavoro, potrebbe addirittura aumentare posti di lavoro così in automatico, no? Chi lo sa, visto che